velocissimamente sul sound system Monumento. Io ti seguo dappertutto. Cosa significa suonare al 1° maggio? Ah, innanzitutto ritrovarsi con tanta gente che normalmente ci vuole un anno per andarla a trovare a casa, diciamo. E poi diciamo, è un segno di forza, i ragazzi ci sono qui, come abbiamo detto non hanno sbagliato nulla, soltanto chi deve dargli lavoro ha sbagliato in questi anni a non produrre garanzie, a non produrre incentivi, se no sono scappati tutti via, no? All'est, in Cina, a produrre, bravi, qua ci sono milioni di ragazzi che non hanno lavoro per colpa vostra e questo è quanto. So che non sei un ipocrita, non lo siete mai stati, ogni anno ci sono polemiche su questa festa, se è giusto o meno spendere milioni per fare un concerto, quest'anno è più ipocrita degli altri anni. Insomma, questa spesa che procura il 1° maggio, non so, ci sono le partite ogni domenica, ci sono, no? C'è anche questo aspetto. E poi comunque questa è cultura, piaccia o non piaccia, spesso quelli di destra si chiedono, no, dove abbiamo noi gli artisti che non ce li hanno. Se continuano ad avere questi atteggiamenti chiaramente non avranno mai nessun contatto con la cultura, invece la gente è qui, fa chilometri, viene in treno, autostop, evidentemente la cultura giova allo spirito ma anche all'economia. Avete portato il reggae in Italia, esiste tutto un movimento, l'Italia intera, in qualche modo i locali funzionano intorno a voi, non vi fermerete, vero? Finché la musica ci darà la forza di andare avanti, con il dialetto, ne capimo. Grazie. Grazie a voi.